Buongiorno a tutti voi, cari spettatori. Oggi ci troviamo a Palazzo Riso con un personaggio a cui sono particolarmente legato perché brillante, colta, intelligente ed estremamente raffinata. Dovunque lei ha operato alla regione siciliana e ha operato in molti luoghi, i risultati sono visibili e perduranti ancora oggi. E cito Palazzo Domal, Museo Pepoli e adesso Palazzo Riso, il museo di arte contemporanea più importante del sud Italia. Alle spalle abbiamo un quadro di Cossiro, osservatelo bene, è un quadro straordinario, attraverso segmenti e trompe-l'œil dà l'idea di un mare che sempre ritorna. Ricorda quello stupendo verso di Paul Valéry del cimitero marino, la mer, toujours recommencer, il mare che sempre ricomincia. Molte di queste opere sono state donate a Valeria perché il modo come accoglie questi grandi personaggi, come li mette in evidenza, come li coltiva e li alleva, incanta tutto questo enorme patrimonio di pittori, installazionisti, eccetera, eccetera, uomini di cultura, e questo museo ha adesso una poderosa collezione per la maggior parte donata, giusto Valeria? Sì, diciamo grazie ad Aurelio che è sempre molto caro e affettuoso. Diciamo che il museo parte da uno zoccolo duro che è una collezione permanente che comprende artisti del gruppo Forma 1 come Cardi, San Filippo, Consagra, e anche artisti internazionali della levatura di Kunaelis e Boltaschi. Cosa abbiamo fatto? Ecco, vorrei cominciare proprio dalla mia idea iniziale. Al momento in cui venni a dirigere questo museo, che allora era appunto il Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea, comprendeva soltanto questo museo Riso, le luci erano quasi spente, quindi decisi che dovevo aprirmi e soprattutto attrarre i grandi siciliani, che qui non erano mai stati invitati e che avevano avuto grandi successi all'estero e mai riconoscimenti in patria, né un profeta in patria. Questa idea colpì molto i grandi artisti siciliani e cominciai proprio con Cossiro, Canzoneri, Simeti, veramente grossi nomi dell'arte contemporanea. Tutti fecero una mostra qui, una mostra solitamente antologica, mi ricordo proprio quella di Cossiro all'Albergo delle Povere, era una mostra antologica, Turi Simeti fece le grandi opere, Michele Canzoneri fece delle opere site specific per il museo e così altri, non so citarli tutti, e poi vollero lasciare delle loro opere in dono, donazioni che sono state ufficializzate dalla regione, concluse e per cui diciamo ormai fanno parte della collezione permanente. Mi fa piacere ricordare che circa il 30% delle opere sono state acquisite per donazione e dal 2013 a oggi fanno parte della collezione permanente del Museo Riso. Ecco, ma la cosa che mi ha colpito di più è che la donazione non è fatta da questi grandi artisti al risparmio, hanno donato il meglio delle loro opere, questa è la cosa fantastica, perché normalmente il dono può essere anche un gravame per chi lo riceve, certo, a me talvolta è capitato, a me personalmente. E quindi in questo caso invece non c'è un'opera che non sia solenne, importante, certo, necessaria. Cominciamo rapidamente a Palazzo Domal. A Palazzo Domal io andavo spesso perché il luogo è stupendo, è il prospetto a getta sul mare di Terrasini, che è uno dei mari più belli che abbiamo forse in Sicilia, e all'inizio era un museo del carretto, quindi un museo molto importante perché, insomma, intendiamoci, i carretti siciliani sono opere d'arte, su questo non c'è l'ombra del dubbio. Quando Valeria prende la direzione di questo museo, a lei
ha sempre una caratteristica costante nelle sue direzioni, non soggiace al soggetto, ma lo amplia come per costruire una metafora complessa in cui molte cose entrano e poi alla fine il risultato è che il carretto acquista un prestigio che non aveva prima, un prestigio inusitato. Ecco, questo mi piacerebbe che tu lo mettessi a punto. Ricorda di Palazzo Domal. Come no, Palazzo Domal. Ricordo anche che con te abbiamo fatto delle iniziative a Palazzo appena aperto, a Palazzo Senza le Collezioni, perché nel 2000 fu istituito questo museo regionale del carretto e naturalistico, fu istituito a museo vuoto, quindi mi diedero in mano una scatola vuota che doveva contenere le collezioni regionali che erano dislocate nelle sedi dei musei civici di Terrasini. Quindi, tu sei antropologa, tra l'altro. Io sono antropologa, quindi ovviamente la mia idea era quella di legare questo discorso sul territorio, la storia dell'uomo, l'uomo che interagisce in questo territorio, e tra collezioni naturalistiche, archeologiche e antropologiche era facile intessere una storia, che era quella della storia dei luoghi. E quindi di lì mi sono mossa con progetti europei, finanziamenti europei, proprio per creare questo itinerario, dove dalla storia del palazzo, che era un baio vitivinicolo costruito sulle stile delle cantine borboniche, quindi maestoso, da lì, quindi da questa storia del vino, poi piano piano si percorreva la storia dei naufragi, delle navi romane che trasportavano anfore binarie, e ancora la storia, c'è un'installazione fatta proprio con il maestro Dascia, che è venuto a realizzare con tecniche tradizionali, quindi anche didatticamente e anche dal punto di vista formativo diventa un buon percorso anche per le scuole. Ma poi anche questa natura, questo mare che copriva la Sicilia 250 milioni di anni fa, quindi queste prime presenze viventi, i cefalopodi e quant'altro, fino a raggiungere, diciamo, il percorso dei 19 ambiti del piano paesistico regionale. Quindi in quel museo è possibile vedere tutta la Sicilia, quindi e lasciarsi affascinare da questa Sicilia che offre un panorama diverso da nord a sud, da est a ovest, un panorama che ovviamente il visitatore deve essere attratto ad andare a visitare il loco. E lì il colpo di genio fu anche avere costruito tutto uno spazio per la fiaba. Io mi ricordo che portai le mie figlie piccolissime a vedere questo museo e rimasero strabiliate. Da quel momento Valeria Livigni diventò per loro un nome costante, come un personaggio appunto da fiaba. E c'è anche un'altra perla a Palazzo Domal, una perla importantissima. C'è la grande collezione entomologica di Raniero Aliata di Pietra Tagliata, un personaggio che viene sempre più fuori, complesso, irto di contraddizioni, ma geniale e affascinante. Quando io ne parlo, le persone quasi quasi vorrebbero stringergli, magari con un tavolino a tre piedi, le mani. Questo grande personaggio è morto una decina d'anni fa. E allora, Raniero Aliata. Su Raniero Aliata abbiamo lavorato tanto, perché la collezione è corposa e strepitosa. Abbiamo raccontato le tecniche di tassidermizzazione delle collezioni entomologiche, ma anche di raccolta delle farfalle, i luoghi dove le raccoglieva, e tutto questo attraverso gli armadi che lui faceva fare in Germania per contenere le cassette entomologiche. Sta per essere pubblicata l'intera collezione in un grande volume di circa 500 pagine, dove veramente, Aurelio, potrei raccontare anche tu la storia di questo principe mago di cui hai parlato ampiamente in numerose pubblicazioni, perché diciamo, al di là della grande collezione, della corposa collezione, quello che attrae è proprio il personaggio.
personaggio come viveva, come dedicava la sua vita a questa ricerca infaticabile, con la paura di morire povero, di restare senza proprietà, utilizzava qualunque pezzetto di carta. Anche... compreso quelle del bancolotto. Se... il bancolotto, i biglietti dell'autobus per prendere i suoi appunti, fare i suoi disegni, tutto questo è raccolto e conservato al museo, perché ai tempi d'oro, io dico, la regione ha avuto questo grande lampo di genio di acquistare le collezioni degli ultimi Gattopardi siciliani e quindi salvaguardarle dalla dispersione. Quindi è importantissimo questo patrimonio che conserva, anche perché è collegato all'intero corredo bibliografico. C'è una splendida biblioteca che conserva anche cinquecentine, volumi rari che stanno a indicare la passione di questi uomini che dedicavano la vita alla ricerca. Tanto per intenderci, quando lei coordinò questa grande esposizione del Museo del Carretto, fece una cosa che mi affascina ancora oggi. Mise accanto un po' la storia iconografica delle immagini che ogni carretto possedeva nelle sue varie dimensioni. E lì ebbi come dei risultati sorprendenti. Cioè, per esempio, un carretto era stato fatto riferendosi ai grandi pittori inglesi pre-raffaelliti, che molti studiosi d'arte siciliani manco sapevano chi fossero. Non so se è chiaro. Quindi questi signori del carretto erano così disinibiti nel loro lavoro, erano così interpreti del proprio lavoro, che travalicavano confini. Questo tanto per capire l'importanza della cosa. Siccome il tempo purtroppo è breve, Pepoli. Il Pepoli per me rimane fisso nella memoria per le incredibili collezioni che possiede, secondo me uno dei più bei musei del mondo, e per una cosa sinistra, la famosa ghigliottina. C'è un'enorme ghigliottina borbonica che fa paura ancora oggi soltanto a guardarla. Lì al Pepoli interviene Valeria Livigni e rilancia questo museo in maniera adeguata. Ripeto, si tratta di una delle dimensioni museali più raffinate e più importanti al mondo. Collezioni stupende di gioielli, di tesoro della Madonna, coralli, da restare senza fiato. Valeria, che ricordo hai tu di questo tuo periodo al Pepoli? Ma sicuramente un ricordo eccellente, perché io, non appena arrivata al Pepoli, pensai che fosse giusto riprendere questa sezione dei coralli, che era una delle sezioni che forse più mi affascinava. Gran parte di questi gioielli provenivano dal tesoro della Madonna, quindi erano gli ex voto che le nobili donne facevano per grazia ricevuta, ed erano conservati appunto nel monastero e quindi nella chiesa dell'Annunziata. Da lì furono date al Museo Pepoli e pensai proprio di fare una grande mostra sul corallo, una mostra che anche in quel caso fu voluta da privati, da una fondazione privata, Puglisi Cosentino, Fondazione Roma Mediterraneo, e fu forse la prima volta che abbiamo lanciato questa collaborazione tra pubblico e privato, quindi questo investimento del privato per valorizzare una collezione. Collezioni non soltanto, diciamo, erano presenti in questa mostra collezioni del Pepoli, della Batellis, collezioni private, e fu inaugurata la Fondazione Puglisi Cosentino per poi venire al Pepoli. Naturalmente al Pepoli nella sua sede ideale, dove peraltro avevamo organizzato anche con gli artigiani dei laboratori. Allora c'era la scuola del design del corallo a Trapani, e quindi con gli allievi che avevano questa fonte ispirativa meravigliosa, che erano appunto le opere esposte, creavamo questi laboratori dove loro riproducevano tecniche arcaiche come quella del retroincastro, della cucitura. Quindi, diciamo, questi ragazzi esprimevano il meglio riprendendo tecniche antiche. E poi naturalmente anche le splendide maioliche, il racconto delle coralline che raccoglievano
questi rami di corallo in maniera anche abbastanza dannosa in certe occasioni. Quindi diciamo una storia infinita che attraverso quel museo voluto da un collezionista famoso, Agostino Pepoli, riuscivamo a raccontare la storia di una città ricca di tradizioni, di arti, mestieri, quindi la storia di una città così come la voleva raccontare Agostino Pepoli, salvaguardandola dall'oblio, quindi diciamo raccontando quello che i trapanesi facevano, che poi diventarono grandi commercianti di corallo. Il corallo di Trapani veicolò in tutto il mondo e quindi una cosa particolarmente importante. Tutte queste operazioni, lei ha detto la pura verità, non c'è nulla di inventato. Questi luoghi esistono e hanno una consistenza straordinaria. Io vi consiglio di farvi un bel giro, non dimenticando naturalmente Palazzo Riso, perché a Palazzo Riso si è compiuto un altro miracolo. Questo luogo, che è difficile da raggiungere perché ci sono impedimenti vari di traffico e tutte queste belle storie, merita il pellegrinaggio persino a piedi. Merita il pellegrinaggio persino a piedi. Venite qui perché sarete accolti in maniera straordinariamente brillante e dolcissima. Una conclusione. Che cosa pensi di inventarti ulteriormente qui? Palazzo Riso è un capo di un polo del contemporaneo che comprende ovviamente anche Palazzo Domalla, Cappella dell'Incoronata, quindi le mostre che si fanno qua devono servire da richiamo alle altre sedi del polo, ma soprattutto le mostre devono testimoniare questa capacità del siciliano, degli artisti siciliani che hanno lanciato un messaggio innovativo, come per esempio il gruppo Forma 1, lanciandolo in tutta Europa. Quindi io penso che la Sicilia ha avuto un grosso peso nell'arte contemporanea e l'ha avuto ancor di più con personaggi illustri come Ludovico Corrao, Suggi Bellina, ma anche e tutt'oggi con Antonio Presti, che continua a lanciare un messaggio importantissimo: la bellezza che salverà il mondo. E su questa ottica noi ci siamo mossi, cioè il dialogo fra paesi transfrontalieri, artisti che vengono dal Nord Africa, il dialogo tra popoli che sono in guerra e che magari non riescono ad aprire un rapporto di pace, di tranquillità. Quindi attraverso la cultura, attraverso il dialogo, noi siamo fermamente convinti che si può superare, si può riuscire a veicolare i giovani verso un mondo migliore, verso un mondo di tranquillità, di dialogo, di pace e di arricchimento, perché il nostro patrimonio culturale è una ricchezza infinita. Quindi bisogna metterlo a frutto e farlo, renderlo, diciamo, fruibile a tutti. Ecco, io ho sempre ricordato che il patrimonio di cultura in Sicilia costituisce il 30% del patrimonio mondiale, ma in questo caso, ecco, la cultura è in buone mani. Grazie a voi tutti.